Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, oggi sono qui con un nuovo ti consiglio che oggi però ovviamente, siccome parlerò di un prodotto che mi ha deluso, sarà ovviamente un ti sconsiglio. Allora, vi vado subito a dire che il prodotto in questione, come avrete visto dal titolo, è il mascara Le Volume de Chanel, che è questo qui. Allora, io ho la mini taglia perché l'ho acquistato in edicola, siccome era il regalo con il giornale Grazia. Sì, con questo giornale qui adesso ve lo faccio vedere perché lo tengo sulla scrivania. Con questo giornale c'era l'edizione di due giornali uguali, quindi due Grazia, con questo mascara appunto Le Volume de Chanel che sta anche qui dietro. E l'ho pagato soltanto 1,50 euro. Ovviamente vabbè, è minuscolo il mascara e contiene, secondo me, non vi so dire quanto prodotto, comunque è minuscolo. Praticamente voi direte dove sarà lo scovolino, quanto sarà minuscolo. Invece praticamente tutto il packaging è grande quanto lo scovolino. Guardate qua. Praticamente è grande quanto tutto lo scovolino, quindi penso durerà non tantissime applicazioni, ovviamente, però comunque per provare un prodotto è una buona cosa. Allora andiamo a vedere, io l'ho applicato stamattina, ovviamente dopo aver piegato le ciglia. Se già avete visto qualche altro video, sapete, qualche altro video in cui ne parlo, sapete che io ho delle ciglia abbastanza particolari, nel senso che sono dure, sono dritte e tendono verso il basso, quindi purtroppo non sono all'insù, belle, io amo le ciglia all'insù, però purtroppo non sono così. Da quando ho scoperto i mascara waterproof ho salvato le mie ciglia praticamente, perché il mascara waterproof, per chi non lo sapesse, tiene in piega le ciglia, quindi ragazzi è stata la mia salvezza, non ne posso più fare meno, anche se all'inizio lo odiavo perché non riuscivo a struccarlo, infatti non lo utilizzavo mai. Quando ho scoperto che tiene in piega le ciglia non ne faccio a meno. Ovviamente uso uno struccante bifasico fatto bene, che mi strucca bene, perché non mi piace assolutamente tenere le ciglia o comunque il viso truccato con qualche residuo di trucco quando vado a dormire. Allora, detto questo, passiamo al mascara. Quindi, come vi dicevo, l'ho preso sul giornale, ho detto vabbè, lo provo, non è che devo spendere 32 euro per un mascara che non è waterproof, può essere che la consistenza è buona, insomma. Allora, l'ho messo stamattina, io ora ho struccato un occhio, poi mi sono ricordata che per fare questa recensione ho detto lo lascio sull'altro occhio così lo faccio anche vedere. Allora, adesso avvicino la telecamera e vi faccio vedere l'effetto che ha sulle mie ciglia. Allora ragazzi, mi sento di bocciarlo, ovviamente per quanto riguarda le mie ciglia personalmente, perché io ho bisogno di mascara che me le tengano in piega e questo, su questo ci siamo capite. Però mi sento di bocciarlo perché il mascara si chiama, se andiamo a vedere il nome, si chiama proprio Le Volume de Chanel, quindi si presuppone che debba dare un bel volume alle ciglia, che le debba bene incorniciare. Poi comunque parliamo di un marchio costoso, di un marchio importante, io mi aspetto un bel risultato, cosa che non ho affatto ottenuto. Quindi, tralasciando il fatto della piega, che quasi tutti i mascara che non sono waterproof non lo fanno, ovviamente, l'unico che lo fa, che comunque ha una consistenza secca, che si secca bene, quindi le tiene in piega e non è waterproof, è The Real di Benefit. Infatti l'ho comprato e ancora non l'ho utilizzato, però quando l'ho provato mi è piaciuto, mi ha tenuto bene in piega le ciglia. Quindi, tralasciando questo, vi devo dire che non, anzi, l'avete anche visto, credo, non dà affatto volume alle ciglia, ragazzi. È acqua fresca questo mascara. Secondo me, io provai un po' di tempo fa il mascara, di praticamente Neo Bio, che è un marchio bio, quindi un mascara con buon inci, un costo comunque abbastanza medio-basso, e ragazzi era uguale se non migliore, cioè sinceramente mi aspettavo molto ma molto di più, in particolare appunto perché avrebbe dovuto dare volume alle ciglia, invece ragazzi non ha fatto altro che rivestire leggermente un po' di nero, separarle, ma neanche tanto poi allungarle, quindi vi devo dire che lo boccio assolutamente anche per il prezzo, perché ragazzi ci sono tantissimi mascara fantastici, ma
ad esempio quelli della Essence, uno di cui ho parlato nel video con la mia amica Federica, che è lei che ha delle belle cie di base, le fa un effetto fantastico e costa poco più di 2 euro, 3 euro, ora non mi ricordo. Questo mascara di Chanel sta a 32 euro se non sbaglio, intorno ai 30 euro, e sinceramente non ci vale proprio perché non fa quello che promette dal nome, non fa assolutamente nulla, per me non ne vale assolutamente la pena, quindi ve lo volevo dire perché magari uno si fa, appunto, si fa influenzare dal nome, dal marchio. Anche io sono fatta un po' così. Ovviamente, quando ho sentito, oddio, le volume di Chanel, lo devo prendere assolutamente. Invece, ragazze, assolutamente bocciato, non mi è piaciuto per niente. Quindi, ve lo sconsiglio. Niente ragazzi, spero che questa recensione vi sia stata utile, questo vi sconsiglio possa esservi utile, appunto ovviamente se vi trovate in profumeria oppure se vi trovate in edicola e ancora trovate questo magazine, magari provatelo perché per 1,50 euro ne vale assolutamente la pena, ma appunto lo sconsiglio rispetto a tantissimi altri mascara low cost, ma anche mascara che costano tanto ma comunque di meno di questo, ad esempio, oddio come si chiama? Ah, Better Than Sex, che è fantasmagorico veramente, e sta a 23 euro, quindi comunque sta 10 euro in meno, voglio dire, ed è stupendo, voglio dire, veramente ci vale quei soldi. Comunque, tralasciando tutte queste chiacchiere, che poi io entro nel vivo dei discorsi e non esco più, spero che il video vi sia piaciuto, possa esservi soprattutto utile, perché questo è lo scopo di questi video. Vi mando un grosso bacio e al prossimo video.